Buonasera, io sono Daniele Ceccanti, sono socio della Team Italia che da circa 15 anni come Team Italia fa integrazione di sistemi per barche da diporto principalmente. Il nostro target sono barche normalmente da 30 metri in su, quindi barche prettamente commerciali, quindi che hanno necessità di sottostare a regolamentazioni abbastanza rigide, e cerchiamo di integrare sistemi obbligatori e quindi di concezione un po' antiquata, perché la parte sempre obbligatoria nautica non sta sempre al passo con i tempi. Cerchiamo di integrarla per rispondere alle tendenze del mercato attuale, che è avere una specie di iPad, di touchscreen e quello che uno normalmente usufruisce nel piccolo se l'aspetterebbe nel grande della barca. Questo non sempre si può fare, noi cerchiamo di farlo con varie soluzioni che non sempre sono semplici o attuabili, ma cerchiamo di fare il possibile. Questo è un momento di crisi, forse stiamo risalendo un po' la china, magari nel campo delle barche di un certo livello, dove però magari è richiesto innovazione dal punto di vista da una parte del risparmio costruttivo, da quell'altra parte proprio di presentare un prodotto nuovo. La guerra si fa a chi presenta cose nuove, fra chi presenta cose nuove, perché gli armatori che ora hanno più tempo, prima magari non trovavano chi gliela faceva in tempo, quindi ora hanno tanta scelta, tante realtà che li possono costruire qualcosa, e quindi magari si basano sul nome, ma anche su quello che può fornire un cantiere, un prodotto sulla parte innovativa. Oggi la tecnologia secondo me è un punto cardine della richiesta dell'armatore e del cantiere stesso, perché prima di tutto il cantiere lo vede come un risparmio sulle costruzioni, sui cablaggi, sui rifacimenti, perché poi una barca del genere sul cantiere normalmente la rifà tre volte, ma perché nel tempo, se una costruzione dura 2 anni, è impensabile che l'armatore parta con un'idea e arrivi 2 anni con la stessa idea. Quindi la tecnologia aiuta in questo, perché se ad oggi il cantiere, il cliente presenta una soluzione che va bene un po' per tutte le varie variazioni che possono essere pensate, richieste nel corso della costruzione, questo aiuta, hai un risparmio di tempo, la barca non va in ritardo, di risorse, perché invece di fare un cruscotto nuovo uno magari fa una pagina grafica, l'armatore lo vede perché è un layout nuovo. Di dietro c'è il cantiere che l'aiuta come cablaggi, come spazi, a non rifare le cose una volta come si faceva una volta. Oggi con la tecnologia io riesco a fare una cosa universale da cambiare all'ultimo momento, a seconda del comandante nuovo che viene, dell'armatore che cambia idea e vuole un prodotto nuovo, e questo aiuta. Questo, la tecnologia, da quello che si sente, è abbastanza richiesta. Cercare di fare con l'aiuto della tecnologia delle barche di serie custom, però di sottofondo, se c'è una parte già una infrastruttura universale, grazie alla tecnologia di impianto, di prodotto, questa aiuta perché non si rifà tutto. E normalmente ripartire da capo, è vero che l'armatore è stata una richiesta sua, ma è difficile spiegare il ritardo della barca, l'extra costo e bla bla. Oggi con una struttura pronta per reggere il colpo delle novità che l'armatore vuole in tutti i campi, arredamento, impianto elettrico, plancia, uno riesce a rispondere all'armatore sì, si può fare, senza pensando di non sconvolgere tutto il lavoro già fatto. Come design ci abbiamo già un nome che non ci batte nessuno. Tecnologicamente parlando siamo sempre mentalmente un po' dimessi, purtroppo ci vendiamo un po' male in questo settore qui, forse perché ci crediamo meno, però
ripeto, io nel mio piccolo vedo, ma non perché sono concorrenti nostri, ma anche altre realtà che non fanno niente di più, niente di meno di quello che facciamo noi, forse lo fanno più rigidamente. Vuol dire che non riescano a gestire il cambiamento dell'ultimo momento. Forse questo è un punto a vantaggio per loro, perché magari facendo così non cambiano la documentazione, sanno sempre cosa dire, però dicono sempre di no. Come preparazione non abbiamo niente da invidiare a nessuno, secondo me.